Oggi c'è poco da commentare, una prestazione schiacciante, avete demolito il Piacenza. Ecco, si aspettava un tema tattico così facile alla fine. Non so se l'avevo detto alla vigilia che non avevo molta idea di quale sarebbe stata la partita. Sicuramente, diciamo che abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prestazione, siamo stati veramente capaci di interpretare al meglio quando stare orizzontale, quando andare verticale, quindi sostanzialmente quando ti venivano a prendere, che ti davano energia per venire a prendere, gli trovavamo spazio alle spalle e quello gli faceva molto male. C'è anche da dire che chiaramente una squadra che è in difficoltà come il Piacenza, fare un gol così subito, quello non l'ha aiutato, quello è stato un macigno per loro. Quindi è anche da dire che probabilmente loro avevano un piano partita differente e prendere un gol dopo pochi minuti del genere, per una squadra che è in difficoltà diventa uno scoglio abbastanza insormontabile. Quindi dopo la partita è un po' virata, già secondo me stavamo facendo bene, è virata ancora di più su un canovaccio che era quello a noi preferito. Ascolta, mister, uno che non sia stato allo stadio, che domattina leggi il giornale, un 6-1, fa un commento magari, un grande Forlì o una piccola Piacenza? No, oggi è stato un grande fallo. Cioè, oggi a mio avviso, a me è piaciuta molto la squadra, abbiamo fatto cose veramente importanti. Come ho detto, abbiamo interpretato bene sia la gestione tattica che anche un tema tecnico, cioè quindi siamo usciti puliti dal palleggio. Oggi il campo era in condizioni migliori, quindi questo ci ha aiutato moltissimo nel palleggio. Alla fine si è un po' sporcato il campo, ma al primo tempo il campo era molto pari e questo ci permetteva di uscire con le nostre trame di gioco in maniera ordinata. In più devo dire che i ragazzi hanno avuto una qualità di gioco sia con palla che senza palla, secondo me è elevatissima. Credo che oggi, dal mio punto di vista, è stato il miglior Forlì dell'anno. Aveva detto alla vigilia che la sua partita era perfetta, il 5-4 è meglio un 6-1. Sì, diciamo che quando sul 5-0 ha fatto il 5-1, ho detto: sarà mai vero che vado a azzeccare il pronostico? Adesso ne prendiamo altri tre. Però ho detto: vabbè, se ne prendiamo altri tre e portiamo a casa la partita, va bene lo stesso. Questo un momento ci ho pensato, poi ho detto: vabbè, se comunque facciamo una partita serena, sarebbe anche un po' meglio. E mister, ha trovato l'assetto tattico giusto a livello di 11 titolari, ormai è ancora mutevole. No, io credo che in realtà questa è una squadra che cominciano anche ragazzi che avevano avuto poco spazio a giocare e farsi trovare pronte. Più che assetto tattico, diciamo che cominciano tutti a avere un'identità di squadra e questa ce la portiamo a prescindere dagli interpreti in giro costantemente. Quindi noi abbiamo finito, adesso non mi ricordo, con 6 o 7 quote alla fine, nell'ultima parte della partita. Ma non è che avendo anche 6 o 7 quote la squadra avesse perso l'identità. È chiaro che un po' ce l'avamo abbassati, uno per il risultato, due perché loro volevano provare ad accorciare, però comunque avevi tanti ragazzi giovani anche del settore giovanile e abbiamo provato lo stesso a fare le nostre cose, quindi devo dire che ormai hanno tutti acquisito un'identità che è importante, quindi l'assetto tattico più o meno rimarrà lo stesso con interpreti che man mano cambieranno perché ci sono comunque infortuni, squalifiche, ci sono scelte dello staff. Però sono veramente molto soddisfatto della rosa, di quella che ha Siccome tu pesce. sei la persona che conosco da tanto, che quello che pensi lo dici, questo è una nota di merito. A questo punto qui credo che ci siano i presupposti per pensare qualcosa di grande, come tu sei abituato nel tuo percorso calcistico. Ma credo che dalla prima giornata non ci siamo mai nascosti. Io ho sempre detto che noi giocavamo per vincere il campionato, che sarebbe stato difficile. Non ci davano favoriti all'inizio nessuno, perché in realtà avevi le tre grandi che erano le tre favorite, poi ci mettevano ogni tanto fra gli outsider, ma ogni tanto si dimenticavano anche di noi. Adesso ci mettono fra le favorite, quindi vuol dire che anche gli altri hanno preso la consapevolezza. Noi dal primo giorno l'obiettivo è stato di provare a stare in testa, di comunque di giocarci il campionato. Poi sappiamo, continuiamo a non essere i favoriti, però vogliamo giocarci le nostre carte fino all'ultimo. Quindi sì, diciamo che non ci è cambiato niente, stiamo più che altro, la cosa che ci è cambiata è che questi risultati ci stanno dando la consapevolezza che se all'inizio era un pensiero, oggi invece anche il percorso che stai facendo ti sta dimostrando che possiamo giocare per i vertici. Certamente.
classifica si è un po' delineata, saranno queste le prime quattro a giocarsi il Non titolo. so i risultati di oggi, però. Esatto, Tau, Forlì, Ravenna e Lentigione. Tau ha vinto. Sì. E anche Lentigione. Sì. E anche Ravenna. Neanche Ravenna. Beh, direi che in questo momento sono le squadre che stanno facendo meglio, quindi sono le quattro squadre che un pochino hanno staccato le altre. Continuo a dire che da un lato meramente, non so come dire, di rosa, in teoria di Ravenna ha qualcosa in più, però le altre squadre hanno dimostrato di trovare un equilibrio che comunque possa permettere a tutte di giocarsi il campionato. Come ho detto tempo fa, è chiaro che quando tu hai una squadra imbottita di giocatori di categoria superiore come Ravenna, alcune partite, magari dove non fai bene, le puoi vincere con una giocata singola e alla lunga i punti valgono 3 anche quando tu non hai fatto bene e hai vinto con una giocata singola. Quindi li continuo a considerare i favoriti.